come una delle date fondative della Repubblica Italiana. E permettetemi di dirlo con un po' di orgoglio, di partecipazione e anche di promozione, al momento che in questa piazza, in questa città, la mia famiglia ha dato un contributo diretto a quei giorni, a quelle scelte che hanno segnato il riscatto e il nuovo inizio di una grande storia nazionale. Ma al di là delle ragioni personali, resistenza e liberazione, il 25 aprile, la Repubblica del 2 giugno, la Costituzione del 5 gennaio del 48, sono i tre pilastri sui quali fare affidamento ogni giorno nella nostra vicenda storica e politica per trovare in essi valori, obiettivi, energie, per costruire un paese all'altezza delle aspirazioni e dei bisogni di tutti i cittadini. Vedete, il senso del 25 aprile è proprio questo. Dalla difficile scelta della resistenza alla liberazione del paese è nata una spinta che deve durare nel tempo. E per questo questa data, questa giornata che oggi ricordiamo è stata osteggiata, talvolta nascosta, sempre discussa per la sua forza trainante, per il richiamo costante al fatto che certamente in contesti più ampi dal nostro impegno nasce il nostro sviluppo, dal nostro impegno nasce il nostro futuro. E questo vale tanto più nelle difficoltà attuali nelle quali il Paese si trova, non ripercorrendo strade certo più decenti, certo più etiche, certo più adeguate a quell'onore nello svolgimento delle funzioni pubbliche che ci richiama la Costituzione, non strade vecchie ma costruendo strade nuove. Sacrifici certi, se necessari e se proporzionali al reddito e alle responsabilità di ciascuno. Equità sicuramente, ci sono tanti che anche negli anni scorsi hanno pagato prezzi enormi alla crisi che non è di oggi. Rigore naturalmente, a partire dalla giusta repressione dello scandalo dell'evasione fiscale. Ma tutto questo chiede una nuova Italia, chiede ogni giorno tanta nuova e buona politica, tante buone e nuove istituzioni, tanto e buon nuovo impegno. Viva i professori, se ci aiutano a ridisegnare un profilo di serietà e di autorevolezza di cui il Paese ha bisogno come l'aria. Ma viva la vita normale, quella magari un po' lontana dalle aule universitarie e dai convegni internazionali, ma che è quella che pulsa nelle mani e nel cuore di ciascuno di noi. Vedete, quando si mettono in discussione la vita delle istituzioni, la funzione delle istituzioni, la funzione della politica come una delle forme più alte, la partecipazione dei cittadini, in qualche modo si tocca il patto fondamentale che ci lega tutti quanti. E non possiamo non vedere che ci sia bisogno di una grande opera, come dire, di ricostruzione nazionale. Vedete, il problema non è fare un monumento alla condivisione, quasi che si potesse essere sempre tutto quanto da fare tutto. Non è così, non può essere così. Ci sono tante differenze culturali, ideali, valoriali, ma un paese, soprattutto nei momenti in cui è in maggiore difficoltà, deve saper trovare le questioni, i valori di fondo intorno ai quali trovare le forme, i modi, gli strumenti di una civile e reciproca convivenza e riconoscimento. Riconoscimento delle differenze, ma perché da questo trae sale la democrazia. Noi non siamo quelli che pensano, per dirla così popolarmente, non siamo quelli che pensano che non ci siano più le stagioni di una volta, o per dirla così che non ci sia più la politica o le istituzioni di una volta. Però vedete, i sentimenti popolari erano diversi quando c'erano il Moro e i Nenni, il Berlinguer e la Malfa. Cosa vuol dire questo? Quel personale politico, quegli statisti del nostro paese avevano ancora delle grandi differenze che c'erano tra di loro, in un confronto che era durissimo, che prese spesso aspro, anche nello scontro più intenso. C'era però in quella stagione della storia del nostro paese un rapporto diretto, intellettuale, civile, morale, prima ancora che personale, con la resistenza e la liberazione dal nazismo.
questo ci dice che non si nasce antifascista, non si nasce democratici, ma non si diventa. Si diventa con la fatica della realtà, dell'impegno, dello studio, con la sensibilità di saper guardare le condizioni materiali di vita delle persone, con l'orgoglio di chi non accetta verità supreme imposte contro il cibo di autorità, ma con la modestia di chi vuole imparare, scavare, capire come si organizza il mondo, come diventa, come può essere trasformato. E così si reagisce. Così si mette in discussione lo stato delle cose presenti, così si prepara un futuro diverso. Ed è per questo che non siamo d'accordo quando si dice che ormai antifascismo e resistenza vanno consegnati alla storia. Chi non vede che sono passati 67 anni? Sono tante nella vita delle persone, ma sono tante anche nella vita e nella storia di un paese. E però è come se nel nostro paese e in tanti altri dell'Europa, purtroppo, guardate l'Ungheria in questi mesi, come se nella pancia di questo paese ci fosse una specie di fondo minaccioso, oscuro, che esce poi con le forme del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia, fanno leva sul disagio sociale, successo anche qui dall'Europa, facendo leva sul disagio sociale, ma invece di trovare lì le ragioni di un riscatto, c'è invece qualche tentativo di ritorno alle forze più oscure. Voglio terminare dicendo che proprio perché siamo consapevoli della crisi democratica che stiamo attraversando, pensiamo che proprio dall'esperienza della nostra storia, del 25 aprile, della Repubblica e della Costituzione, si possa rilanciare una duplice prospettiva. La prima è quella di più Europa, non quella dei banchieri, non quella di chi pensa che tagliando le risorse si raddrizzi l'economia. L'economia si raddrizza se le persone concrete sono in grado di vivere oggi e si diminuisce il consumo, ma che poi avrebbero dovuto imparare tutti quanti. Servono le abilità e le competenze tecniche, ma serve soprattutto il calore e il colore, il sapore, il piacere della partecipazione popolare. Sapere che Europa vuol dire costruire procedure democratiche, vuol dire cedere sovranità anche nei campi più delicati, dal fisco alla politica estera e di difesa. L'Europa che possa produrre le necessarie iniziative nel campo della formazione e dello sviluppo economico industriale. Un'Europa che si formi sulle autonomie. Parlare di questo in piazza, nella piazza della Carta Unica ha un significato del tutto particolare, proprio se pensiamo al fatto che nella stessa parte di Unica Nuova, insieme ai Valdesi e anche la Carta del Diverso, quasi contemporaneamente, nello stesso periodo, prendeva il passo alla lungimirante visione europeistica di Altiero Spinelli. E la seconda prospettiva è quella di ridare nuovo passo, nuova forza alla democrazia italiana. Si è attaccata tutta la Costituzione. Essa rappresenta il concentrato di valori e di ispirazioni essenziali del nostro paese. Regge al tempo, alla prova difficile della vita quotidiana, ma ha bisogno di essere praticata con tutte le sue istituzioni. E bisogna costruire soprattutto, questo sì, meccanismi, modalità, una cultura, una predisposizione. Ripeto, alla condivisione, ripeto che condivisione non vuol dire pensare tutti allo stesso modo, questo è il sogno delle dittature, no, condividere vuol dire sentirsi dell'approfondimento dei beni, del raggiungimento delle scelte, si possono anche non questo è il bene e il sale della democrazia, ma è proprio questo fatto di aver affrontato tutte le questioni, di averle misurate, di averle confrontate, che consolida. Non in un senso, quello riguarda queste strane teorie pratiche devastanti del culto dei leader e dei capi. No, rafforza il fatto che ci si sente utili, si sente di aver potuto portare il proprio contributo al proprio contributo. Bene, antifascismo dunque è Repubblica e Costituzione. È il terreno comune di rispetto reciproco, di regole comuni a tutti, di attenzione a tutte le persone che non sono uguali e chiedono la capacità di capire le differenze, ma sono tuttavia uguali nei diritti e nei doveri. Qui sta il fondamento della convivenza civile e della libertà. Per questo siamo qui, per stimolare un impegno
comune e permanente lo ritroviamo nelle piazze e nelle strade della nostra città e ci auguriamo nella coscienza di donne e uomini, di giovani e anziani che sono la vera forza, la vera garanzia del paese, della sua libertà e della sua felicità.